Sì, esatto, è notizia di questa mattina che l'amministratore delegato di FCA, Mike Manley, ha venduto il 28 maggio, pochi giorni fa, un quarto delle azioni di FCA in suo possesso per un valore di 3 milioni e mezzo di dollari. Una notizia che sembra far pensare che non ci sia, diciamo che quasi che non ci creda neanche lui che sia più conveniente vendere. Ovviamente la notizia è stata data oggi, la vendita è avvenuta dopo l'annuncio, fosse stato prima sarebbe stato insider trading. Continua, insistono fonti di FCA a dire che non c'è alcuna correlazione con l'annuncio della fusione con Fiat-Renault, ma gli operai con cui parlavo, che sono qui insieme a me davanti allo stabilimento di Pomigliano, sono comunque preoccupati, anche perché Pomigliano è sì sede di un importantissimo stabilimento automobilistico, ma ricordiamolo, è anche casa del Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Di questa preoccupazione voglio subito farti parlare con uno degli operai, con Sebastiano D'Onofrio, che lavora qui da 30 anni. Quando stamattina hai saputo che l'amministratore delegato che vi ha mandato questa lettera pochi giorni fa ha fatturato, già guadagnato 3 milioni e mezzo vendendo le azioni di questa azienda. Cosa hai pensato? Vabbè, buongiorno a tutti. Non c'è bisogno che mi presento, Sebastiano D'Onofrio, lavoro da 30 anni in questo stabilimento. La prima preoccupazione che mi è venuta in mente, ho detto, caspita, ma non ci crede nemmeno l'amministratore delegato a questo punto della fusione. È chiaro che la preoccupazione è tantissima, è normale che a questo punto noi chiediamo un incontro a livello istituzionale, al governo, ma soprattutto al ministro competente Di Maio, visto che le rassicurazioni che in questo momento la FCA tenta di mandare a tutti i lavoratori, Allora, anche con questa lettera che ha ecco, mandato. spieghiamo, Allora, questa è la Claudia, lettera con chiariamo però cui. che la Sì. notizia che noi abbiamo dato e che ovviamente abbiamo commentato dalle parole degli operai è stata giustificata dallo stesso Manley come una necessità personale per sostenere delle spese personali. Stiamo Esatto. parlando di un Costi grandissimo manager, personali. 3 milioni e Esatto. mezzo sono una cifra anche congrua per qualcuno che detiene un importante pacchetto azionario. Ti stavamo facendo vedere questa lettera perché la fusione con Renault è stata annunciata a tutti i dipendenti di FCA con la lettera datata 26 maggio. In questa lettera si dice esplicitamente che nessuno stabilimento verrà chiuso. Perché questa non è una rassicurazione sufficiente? Ma la rassicurazione sufficiente, diciamo, è quella là che un grande manager come Malley, noi lo mettiamo assolutamente in discussione, e che dovrebbe garantire a questo punto i livelli occupazionali. Per noi sappiamo bene che quando si fa una fusione, la prima parola che viene in mente a questo punto è la sovrapposizione dei segmenti. E per chi ovviamente conosce il settore, sa, quando parlo di segmenti parlo ovviamente di vetture che si sovrappongono tra di loro, pensando che la Francia in questo momento ha un capitale, diciamo, di azione all'interno, o meglio, è partecipata per il 15% all'interno di Renault, mentre in Italia, che ci sono circa 7 stabilimenti, il governo in questo momento è completamente assente. Passata la campagna elettorale sarebbe opportuno a questo punto che si faccia il punto della situazione convocando le organizzazioni sindacali tutte, Chiarissimo. la proprietà Allora, a e proposito cercare a di questo punto di organizzazioni trovare sindacali, io da il Pomigliano mi massimo sposto consenso. a Milano perché c'è